incredibile ma vero. La Castelluccese batte ogni record storico. Perde per l'ennesima volta, superando per numero di sconfitte la Longobarda di Oronzo Canà. Il paese intero scende in piazza per manifestare l'enorme delusione. Se questi devono essere i risultati, in terza categoria preferiamo essere rappresentati da Topo Gigio. Lo Special One ai nostri microfoni rassicura tutti. Giochiamo bene. Prima o poi i risultati dovranno arrivare. Dopo l'ennesima pesante sconfitta per la Castelluccese, lo slogan che riecheggia è «Vergognatevi». Legittimo lo sfogo dei tifosi che rivivono l'incubo dello scorso anno, quando la rappresentanza del proprio paese nello scenario calcistico interprovinciale di seconda categoria terminò il campionato piazzandosi ultimi a 4 punti. Qualcuno, molto sarcasticamente, diceva che quella squadra somigliava tanto a quella del film L'allenatore del pallone. Il modulo di gioco sembra essere quello dello scorso anno, bizona 5-5, ossia 5 difensori e 5 attaccanti, inventato dal leggendario allenatore Oronzo Canà. La strategia consiste nel cercare di esasperare i giocatori avversari con il movimento alternato dei reparti. Al grido sparpagliamone! Con movimenti lesti e repentini e con imprevedibili cambi di direzione, i giocatori in attacco passano in difesa e quelli in difesa in attacco, creando una confusione tale da confondere avversari e arbitro. Ma tatticismi e gli schemi sembrano proprio non funzionare ed oggi la Castelluccese si ritrova ad essere aspramente contestata dagli ultras, derisa dagli avversari e attaccata provocatoriamente dagli organi di stampa. Non mancano comunque i messaggi di solidarietà da parte dei giocatori appartenenti al mondo calcistico professionista. Ma condivido quello che è la loro delusione, perché siamo noi i primi a essere delusi di questa partita di oggi e di questo momento. Non credo che sia il momento di puntare il dito su una cosa più che un'altra, perché è un discorso che ingloba tutti quanti, è solo insieme si può superarlo. Mister, qualche settimana fa, dopo un'eclatante sconfitta in casa, lei ai nostri microfoni dichiarava che tutto funziona. Oggi la Castelluccese è stata nuovamente sconfitta. È la sconfitta più bella della mia vita, però mi sembra che la mia squadra, i giocatori che sono stati in campo, meritavano 0-0, perché hanno fatto una partita assolutamente spettacolare dal punto di vista dell'organizzazione difensiva. Mi scusi, ma per vincere qualche partita, qualcuna magari, va, a cui avessimo a far giocare? Zanetti, Cordoba, Materazzi, Samuel, tutto questo tipo di giocatori che sono grandissimi esempi. Noi abbiamo calciatori del calibro di Pappalardo, Antonio Vigliante, Corpora, Murgia. Con questi elementi, secondo lei, come finirà la stagione? E che finirà la stagione con 0 titoli.